andrà in Polonia la band The Crossroads. E si conclude così la decima edizione della finale dell'Italian Blues Challenge con la vittoria dei The Crossroad da Brescia, che con le loro sonorità acustiche hanno stregato la giuria qualificata di questa serata. Abbiamo sentito i protagonisti e abbiamo sentito due membri del board dell'Italia Blues Union. Le interviste sono realizzate da Nazareno Principalli e le immagini sono di Peppe De Marco. Ciao a tutti, sono Andrea Corvaglia, cantante e armonicista dei Crossroads. Sabato 26 novembre abbiamo avuto l'onore di arrivare primi alla finalissima dell'Italian Blues Challenge 2022, quindi per noi è stata una grandissima emozione, eravamo increduli appena abbiamo saputo appunto. Per noi questo è veramente un traguardo molto importante e non dimenticheremo mai il bellissimo weekend che abbiamo passato. Abbiamo avuto l'onore di condividere il palco con tre band di altissimo livello che salutiamo e noi siamo arrivati sul luogo il 25 novembre, quindi il giorno prima, e sin dal nostro arrivo abbiamo trovato un'organizzazione pazzesca, un'ospitalità indescrivibile, quindi vogliamo ringraziare tutti coloro, dai musicisti all'organizzazione eccetera eccetera, che hanno reso per noi indimenticabile questa serata. Veramente grazie mille e a presto. Davide Rossi, del board dell'Italian Blues Union. Che cos'è l'Italian Blues Challenge? Allora, l'Italian Blues Challenge è una manifestazione che è nata supportando una manifestazione europea, l'European Blues Challenge, che si svolge da circa 12 anni e che prevede la partecipazione di 21 nazioni, una grande finale europea che tutti gli anni si sposta da una capitale all'altra dell'Europa. L'anno scorso è stata in Svezia, quest'anno, prossimo anno sarà in Polonia. Chi vince questo challenge, che è questa costola italiana, che selezionerà la band che poi il prossimo anno si andrà a esibire appunto nella finale europea confrontandosi con 21 band di 21 nazioni europee. Qui a Vignola sono figlie di una selezione fatta sul territorio italiano. Abbiamo fatto 4 semifinali, tra cui in realtà si sono esibite 16 band per arrivare a queste 4, e le 16 band delle semifinali sono state selezionate da una giuria nazionale, perché le iscrizioni erano circa 54-55, per cui stiamo parlando di un challenge abbastanza importante anche a livello di numeri. Diciamo che la selezione viene fatta basandosi sui criteri della selezione europea, perché le band devono abituarsi, quelle selezionate qui in Italia, che poi quando andranno a giocarsi, diciamo, la finale europea, dovranno già avere, sapere che verranno giudicate per dei comparti stagni, che sono 5, che sono l'attinenza al blues, che sono la capacità vocale, la capacità musicale, cioè strumentale, l'originalità dei pezzi è premiata e poi il modo di stare sul palco. Ciao Max. Ciao. Mi stava chiedendo l'Italia un bisogno, no? Gli stavo spiegando un po' la rete che facciamo. Sì. Vai avanti tu, sei bravo. Beh, lo scopo, non so cosa stavi dicendo prima, ma lo scopo di Italia un bisogno è quello di unire tutto questo mondo che in Italia è un suo
insomma, è abbastanza separato, no? È su vari livelli, eccetera. La cosa che ci piacerebbe di più è quella di unire i festival per farli lavorare meglio e i musicisti ovviamente fare una rete solidale e se dobbiamo far lavorare meglio, insomma, è sempre quello.